Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Soffermiamoci su questo passaggio del Vangelo di oggi. Chi si mette in cammino credendo alla parola di Gesù? È il discepolo che grazie a quella parola si vede trasformato, proprio come il funzionario. Quell'uomo torna indietro dal figlio, torna però diverso, torna nuovo, risollevato da quella notizia e da quella guarigione operata da Dio. Mentre viviamo il cammino di questa Quaresima, assumiamo l'habitus del funzionario. Rimettiamoci in cammino, perché è su questo sentiero che dobbiamo sentire ogni giorno il Signore toccarci il cuore con la Sua parola, guarirci dalla malattia spirituale che inquina la nostra vita. L'espressione cammino racchiude un significato profondo: non restare fermi in noi stessi, non girare intorno a noi stessi, ma muoverci ogni giorno su quella parola anche quando costa sofferenza e sacrifici. Quando la parola si fa spazio in noi, si crea nel cuore una sana inquietudine, perché riduce lo spazio per noi stessi e ci porta lontano da quella via che siamo abituati a percorrere, ovvero la via di girare su noi stessi e sulle nostre abitudini. È quella sofferenza di un cuore che inizia a esistere nella vita e che si fa spazio nell'ingombro di tante cose e di tanti amori. È una sofferenza che domanda pazienza ed esercizio. È una sofferenza che ci esorta a lasciarci vincere dal Signore.